Pronti per un'altra giornata di regate? Facciamo un po' il punto su questo campionato Intercircoli, che ha una grandissima tradizione ed è ritornato alla grande dopo i 2 anni di pandemia. Sì, certamente. Questa è la quarta prova. Le prime 3 sono andate, devo dire, molto bene. I concorrenti, devo dire, sono molto soddisfatti. Noi pure. Abbiamo avuto una bella affluenza. Oltre 40 barche, 43 per l'esattezza. Quindi insomma stiamo andando molto bene, ecco. Questo campionato dimostra insomma che con la collaborazione, con la sinergia si riescono a fare grandi cose e qui c'è davvero la collaborazione di tanti circoli genovesi. Sì, in effetti siamo 12 circoli, alcuni devo dire un po' più attivi, altri un po' meno, ma diciamo devo dire che ho trovato una bella collaborazione e soprattutto ho trovato la collaborazione di tanti volontari dei vari circoli che sono disponibili per fare classifiche, posare le boe, mettere il campo. Ecco, veramente devo dire sono molto contento. Siamo veramente soddisfatti, una grande crescita e per l'anno venturo addirittura pensiamo di fare un'ulteriore categoria per portare anche le famiglie in mare, quindi senza certificati, senza tanti orpelli e burocrazie, vedremo di organizzare un gruppo di barche, diciamo di famiglia insomma. Ecco, in maniera di portare il più possibile le persone in mare. Oggi è una di quelle giornate che si esce in mare, non si sa che, cioè il percorso sarà un bastone, però siccome l'aria è molto instabile, adesso c'è ancora un po' di termica che arriva da terra, però abbiamo visto che poi entrerà uno scirocco, forse entra, forse non entra, poi ritorna il nord, quindi diciamo che sarà difficile posizionare il campo, anche perché quando ci sono questi cambi di vento normalmente ci sono dei momenti che durano anche delle mezz'ore, un'ora di senza aria. Quindi diciamo che noi proviamo a mettere giù un campo di regata, però oggi sarà veramente dura. Se riusciamo a portare via una regata, oggi sarà un grande successo. Il meteo sta cambiando molto, però non sappiamo come sarà effettivamente la difficoltà di mettere le boe, non avendolo mai fatto. Va bene, sarà un'esperienza, però sicuramente quello che avete è l'amore per il mare. Come nasce? Mi racconti? Nasce prima come progetto di vita, quindi abbiamo deciso di prendere una barca ed andarci a vivere e poi ci siamo un po' fatti le ossa a bordo e abbiamo deciso di renderla anche una professione, quindi d'estate è anche il nostro lavoro. Cosa vuol dire vivere a bordo di una barca? Ci fate capire l'emozione e le difficoltà? Con le difficoltà sembra tutto rose e fiori, bisogna sacrificare un po' gli spazi ovviamente, in cambio la libertà di essere sempre in giro, sempre in mare, sempre a contatto con la natura, che è un po' il bello di questa vita. Bellissimo, ovviamente, come diceva Giovanni, ci sono tanti pro che sono la natura, la libertà, e bisogna un po' stare dietro, una vita dietro al meteo, una vita dietro a onde, vento e sì, pochi spazi, ecco. Questa forse è la cosa più difficoltosa. Poi per il resto è tutto una meraviglia. Molto variabile il vento, ma con la nostra esperienza bene o male riusciamo a portare a casa la regata e nel meglio possibile delle imbarcazioni che partecipano. Che tipo di percorso create per questo campionato Intercircoli? In base al vento, per come ho capito dalla barca giuria, ancora non sappiamo, vediamo come gira il vento e poi decidiamo. Senti, ci si alza presto la mattina per lavorare ad allestire il campo di regata? Sì, io sono in giro dalle 5 stamattina, quindi vengo da Milano e quindi un bel tragitto. Sacrificio ripagato dalla tua passione? Sì, sicuramente, sicuramente. Il mare è la passione, la mia passione, e sto portando avanti questa passione. Senti, sei anche velista? Sì, sì. Cosa ti piace di più e qual è il tipo di regata che ti appassiona di più, insomma, su quale tipo di imbarcazione, in quale classe? Per adesso sono su un cabinato, ho un cabinato di 10 metri, veleggio per crociera per adesso.